così banale una volta sul campo, che ci poniamo noi fotografi ogni volta che ci troviamo a dover fare un ritratto, un reportage, una foto di street o un qualsiasi tipo di fotografia che comunque prevede un interlocutore, un committente o in ogni caso la volontà di raccontare una storia e poter poi usare quella storia. Esatto. Sì, perché cerchiamo appunto di rispondere alle domande che quotidianamente si pone un fotografo: come faccio a fare in modo che questa mia foto sia utilizzabile, che non abbia, come dire, sprecato il mio tempo, come faccio a tutelarmi rispetto agli altri soggetti che intorno, come faccio a rendere vendibile la mia fotografia col gallerista, con il committente, e anche nei confronti del soggetto che ritraggo. Esatto. Il problema delle liberatorie, che non solo, che tanto attanaglia tutti quanti, fotografi. Non solo, quello che ci premeva in questo workshop è anche andare a parlare della tutela dei nostri soggetti, perché spesso ci troviamo a raccontare magari storie delicate e non abbiamo ben chiaro come tutelare non solo noi nel nostro lavoro, ma proprio il soggetto che abbiamo davanti e anche come approcciarlo. Questo workshop mirerà non solo a parlare degli aspetti legali, ma anche a parlare di quello che è la modalità di approccio soggetti, perché io come fotografa e tutti i fotografi che insomma fanno, tutti noi che facciamo questo mestiere, ci troviamo ogni volta davanti a un'umanità varia e variegata e ogni volta dobbiamo inventare un modo per averci a che fare, per entrare in empatia, per portare a casa il lavoro, ma per portare a casa un rapporto. Ecco, questo rapporto è disciplinato sicuramente da norme giuridiche, perché se non ci atteniamo a delle leggi quel lavoro non sarà utilizzabile, ma disciplinato anche da alcune norme non scritte, che sono quelle del saperci fare con la gente. Quindi non entrare a gamba tesa, rispettare chi abbiamo dall'altra parte. Ecco, il workshop è un concentrato di questi due aspetti, mirato semplicemente a ottenere il massimo dal nostro lavoro, il massimo dalle storie che vogliamo raccontare, tutelando noi come primi soggetti e contemporaneamente il soggetto che... andiamo, certo, perché ciò che può essere legale, lecito a livello giuridico può non essere corretto, addirittura non etico, e quindi anche sotto questo aspetto è molto bello il doppio punto di vista di avvocato e fotografo. Tutto il corso nasce dalla nostra esperienza comune di lavoro assieme, di continuo scambio, e quindi ha un taglio molto pratico. Infatti proprio per questo guarderemo i vostri progetti, vi invitiamo a portarci le vostre foto, i vostri progetti, quelli che vorreste fare o quelli che avete già fatto. E insieme, a parte ovviamente guardarli, magari fare un minimo di editing o lettura portfolio, che quello che riterrete valido, insomma, staremo a guardare, ma quello che vorremmo fare è dirvi effettivamente come potreste usare questi lavori, se i lavori sono utilizzabili o nel caso non lo fossero, come renderli utilizzabili, perché va bene, noi stiamo facendo un corso di fotografia perché ci piace imparare qualcosa di più e fare le foto per noi, ok? Ma immagino ci piacerebbe anche poterle esporre o, se qualcuno ce le dovesse chiedere, pubblicarle su un giornale. Ecco, scopriamo insieme se questa cosa potete già farla, se avete preso le precauzioni del caso, e se così non fosse vi aiuteremo a trovare il modo. Certo, noi lo sapremo a monte di modo in seguito da poterlo utilizzare, chiaramente. Esatto, quindi avete due ragazze.